Raffi, benvenuto a Roma. Noi siamo amici di vecchia data, da 0 anni si può dire. Quasi. Abbiamo fatto insieme una bella rivista, la prima rivista tricolina a Roma, e per averla fatta, in quanto era un po' satirica, ci hanno preso un po' di petto, però è rimasto un bel documento. Assolutamente. Anche con i numeri successivi, con quello che abbiamo scritto, è stato sempre apprezzato come voglia di far riemergere le nostre radici. Ok? Tu hai lavorato sempre per questo, non hai mai smesso di fare questo. L'ultimo tuo libro, Tramonto Libico, parla della tua relazione col mondo arabo e con la tua Libia, le tue esperienze anche rischiose che hai vissuto in Libia col giornalista israeliano che ti ha accompagnato. E io oggi ho da farti 10 domande. Qual è l'aspetto psicologico che tu pensi ti abbia spinto ad essere così ricercatore delle nostre radici? Che cosa ha influenzato questa tua decisione? Perché altri come te hanno detto: beh, il passato è passato, non faccio più niente, faccio altro e lascio passare. Che cosa ha influenzato questa tua ricerca del passato così forte? I primi 5-6 anni non c'è stato per niente questo sentimento, anche perché come tutti abbiamo cercato solo di cercare di capire dove stavamo, come sistemarci, eccetera. Poi un giorno sono stato nel quello che ho chiamato la piazza giudia, quindi il ghetto ebraico, ho parlato per la prima volta con dei antichi romani, diciamo ebrei romani di generazioni, e ho notato il loro grande attaccamento alla piazza, alle tradizioni romane, alla cultura romana, alla cultura, non italiana, ma proprio romana, e ho conosciuto, di buona memoria, Angelo Botto Calò, con cui ero molto amico, sono tuttora amico della figlia Angelica Edna, il quale mi ha detto: guarda, io ho fatto appena l'aliyah in Israele, parlo di 40 anni fa, però non riesco a non venire almeno una volta a Roma perché mi manca la piazza. E lì io mi sono arrabbiato, ho detto: a me hanno tolto questa soddisfazione. A me, appena 13 anni, che stavo crescendo con i miei amici, dove avevo tanti amici, non solo ebrei, ma anche cristiani, greci, maltesi ed arabi, perché Bengasi era diversa la realtà ebraica di Bengasi da quella di Tripoli. I bengasini, come è noto sempre, sono sempre stati più, diciamo, indigeni, hanno sempre parlato anche l'arabo molto meglio, eccetera, mentre i Tripoli erano più italianizzati, se vogliamo così, più Più occidentalizzati. occidentalizzati, e gli ebrei invece di Bengasi erano proprio dentro il tessuto sociale. A un certo punto mi sono accorto che mi mancava. E mi mancava a causa di avvenimenti non dipendenti dalla mia volontà o dalla volontà della mia famiglia, ma da avvenimenti avvenuti in un posto molto lontano dalla Libia, che hanno causato quello che hanno causato. Quindi questa Quindi spinta è venuta da un senso di giustizia. Volevo dare giustizia a me e a quelli come me che sono stati sradicati certo. dalla loro realtà. Ora, è successo a te perché tu sei venuto via dalla Libia a circa 12 anni, 13 anni. 13 anni, che è un'età in cui non sei cresciuto per capire tutto e non sei piccolo per non capire niente, quindi ti Giusto. manca un pezzo della crescita. Sicuramente. Quindi sei stato strappato mentre imparavi a conoscere. Questa è forse la spiegazione che ci siamo dati. Poi hai capito che altri ce l'hanno queste radici, dici: ma perché io non ce l'ho? E sei andato a cercarle. Durante i tuoi viaggi sei arrivato anche in Libia in tempi considerati pericolosi, in cui tutti sconsigliavano di andarci, però tu, fiducioso dei tuoi legami col mondo arabo e con le tue amicizie nel mondo arabo, hai detto: io ci vado, sfido questo paese, sono sicuro che la gente capirà che io sono un libico come loro e mi accoglieranno. Invece questo non è accaduto, perché hai avuto molte vicissitudini spiacevoli, le hai superate, sei qui con noi, grazie a Dio. Ma cosa ti è rimasto di quelle relazioni nonostante questo incidente? Innanzitutto va detto per precisione che non ho fatto nessun salto sconsiderato nel vuoto. Quando mi ha invitato Gheddafi per la prima volta, sottolineo, mi ha invitato Gheddafi e non il governo libico, proprio il presidente personalmente mi ha mandato l'invito per 2 volte nello stesso mese, l'ha fatto perché mi ha detto: sei l'unica persona che negli ultimi 10 anni continua a bombardare gli articoli scritti in arabo, tutti i siti libici, si è apparso moltissimo in televisione, attaccandomi, ma non è mai mancato di rispetto.
e si denota dal tuo intervento il tuo amore verso la Libia. Per questo ti invito e ho obbligato a portare con me anche la mia ormai 85enne allora madre, che stava male perché mi ha detto che aveva letto un mio articolo in cui dicevo che mia madre diceva che non voleva chiudere gli occhi prima di rivedere Bengasi. E mi ha detto volevo esaudire il suo desiderio. E quindi l'ho fatto a proposito. Quelle 2 volte con Gheddafi ero in un ventre di vacca, sono stato trattato come un papa e quindi non c'era nessun problema. Essendo cittadino inglese da ormai quasi 16 anni, a Londra, come molti sanno, c'era il 90% dell'opposizione a Gheddafi, i quali libici, gente molto acculturata, scrittori, giornalisti, politici, eccetera, ogni circa giovedì, perché giovedì era il loro Lel Shabbat, perché il venerdì era. Ogni giovedì venivano a casa mia e mangiavano l'ahrami di mia Quindi moglie. questo gruppo di arabi spesso veniva a casa tua. Spesso venivano a casa mia a mangiare E quindi tu solo avevi un legame e parlavi con loro in arabo. in arabo, e loro Continuamente. parlavano con me del programma quando non ci sarà più Gheddafi faremo A, B, C, D. Quindi parlavano già del dopo Del dopo Gheddafi. Gheddafi, che però era una cosa aleatoria, non si sapeva se era fra un mese o fra 10 anni. Quindi vado a stringere questa storia. Quindi nel dopo Gheddafi tu ti sentivi di far parte Esatto. e sei andato lì fiducioso perché Sì. avevi un legame con queste Sì, persone. non solo, una cosa molto importante, io nel 2010 sono stato invitato da Gheddafi, nel 2011 ho fatto il trapianto del Certo. rene. Nel 2012, era appena un anno dal trapianto del rene, importante dire il trapianto del rene, poi capirei perché, tutti questi amici ex londinesi, ognuno ha avuto un incarico, uno ministro, uno direttore generale, un ambasciatore, quindi hanno preso i posti chiavi, tutt'oggi, e mi hanno detto perché non vieni finalmente a vedere, sei stato con Gheddafi, vieni a vedere Certo. Nuova Libia. Io sono stato lì nel maggio del 2012, 4-5 giorni solo a Tripoli, e sono stato benissimo. Mi hanno invitato a cene, pranzi, ho visto ville con piscine, cioè proprio stava Certo. bene. E mi hanno detto torna fra 1 mese o 2 così iniziamo anche a fare un po' di business tramite te. Nel frattempo mi hanno contattato dal secondo canale della televisione israeliana, dicendo tu che hai tanti contatti in Libia, perché non ci organizzi un viaggio? E lì c'è la famosissima storia che è andata trasmessa sulla TV israeliana. No, però li ho portati lì anche lì senza fare un salto nel vuoto. Ho parlato con le persone che Certo. conosco della sicurezza libica. Di quella storia io ho un documento che allegherò a questa Questo c'è. nostra intervista. Oggi tu hai rapporti con arabi della Libia, anche Sì, assolutamente. gente che è vicina al governo. Sì. E anche in Inghilterra ce ne sono Assolutamente. naturalmente. Quindi tu hai un ponte tra amici arabi in Inghilterra e amici arabi in Libia. Se tu dovessi scommettere, dovessi fare una puntata sul futuro della Libia da oggi a 12 mesi, che cosa vedi? Continua anche il peggioramento del caos. Quindi un peggioramento del Sì. caos. Quindi è inutile che io ti domandi se gli italiani o gli ebrei un giorno possono avere riconosciuti i loro diritti mancati nella Non storia. nei prossimi 12 mesi. Non nei prossimi 12 mesi Sicuramente. sicuramente, ma neanche nei prossimi 12 anni, No, pensa. quello sì. È possibile? È È possibile possibile. perché ho 2 o 3 punti fermi che a Sì. me hanno sorpreso. Innanzitutto ho scoperto che Gheddafi aveva nominato una donna, come ombudsman, come si dice, Sì. incaricata per i beni materiali delle vendite in Libia, e mi hanno portato fisicamente in un posto chiuso, non ho visto dentro. Mi ha detto qua è chiuso, la prossima volta che vieni Gheddafi ha dato l'autorizzazione a prendere la chiave e tu puoi fotografare, puoi vedere tutta Quindi la roba. esiste un archivio Esatto. organizzato da Gheddafi dei beni appartenenti agli ebrei della Libia. Esatto. Ora, questo è nuovo. Chi ne abbia fatto questo archivio non lo so ancora. Certo. So solo un'altra cosa, che i nuovi, Sì. che senta in giro dalla come si chiama, stampa e media, la Libia sembra, cioè è nel caos, però le città sono a sé stante indipendenti, cioè Tripoli lavora, vive Cioè, e. quindi ogni città è governata a sé. Esatto. Fusrata è diventata quasi come Monte Carlo, c'è cioè un loro aeroporto, un porto, e per entrare a Misrata, anche se sei libico, ti chiedono passaporto. Pensa. Ecco. Bengasi parte, 3 quarti di Bengasi è in mano ai legalisti, diciamo, e non c'è un quarto qua di ISIS-Daesh che stanno combattendo, eccetera. Quindi tutto è a sé stante. Io vedo in un prossimo futuro che una specie di federazione, di frammentazione della Libia dove ci sarà una Tripoli indipendente, una Bengasi indipendente, eccetera, e probabilmente una specie di governo fantoccio che dovrebbe coprire tutti. E ti dico, questo governo che è stato formato con la benedizione delle grandi potenze, agisce da dove?
dalla base navale, dove è protetto da tutti i militari, perché se esce fuori dalla base navale lo fanno fuori. Il governo è, risiede nella base navale, base di, navale Tripoli. Di Tripoli, perché se esce li fanno fuori. Quindi è un governo fantoccio, c'è un governo virtuale. È virtuale nel senso che se uscisse per strada perirebbe. Esatto, diciamo che è un governo che rappresenta più le altre potenze che l'hanno nominato piuttosto che i libici. Ma questo ai libici non piace, quindi non piace, assolutamente. Quindi i libici fanno opposizione a questo governo. Sicuramente ognuno fa quello che vuole. Per questo ci sarà il caos. Su questo c'è il caos, ci sarà maggiormente il caos. Ma secondo te le potenze europee che hanno espresso intenzione di intervenire in Libia farebbero bene o no? Farebbero bene a insegnare ai libici a mettere su un'altra personalità forte, perché in questo momento nessun paese arabo, dico nessun paese arabo, è maturo per la democrazia come ne intendiamo noi. Hanno bisogno dell'uomo forte sempre, che poi o possa essere un'apparenza di democrazia come Marocco o in Egitto, o proprio un vero dittatore. Perché quindi oggi si sentono delle cose mai sentite prima. Cioè, io ho parlato con gli iracheni ultimamente a Roma, a Londra, mi dicono era meglio con Saddam. O gli libici dicevano era meglio con Gheddafi. Gente che ha combattuto Gheddafi. Certo. Cioè, perché con Gheddafi e Saddam, se non andavi contro di loro, vivevi meno. Certo. Cioè, quindi in un paese fatto di questo tipo di popolazione è necessario un dittatore. O un dittatore o un uomo forte che venga proprio e imponga le sue leggi. Perché in Libia cosa è successo? Come tu sai ci sono circa 142 tribù. Allora ogni capo tribù si ritiene un Gheddafi, si ritiene devo fare il presidente. Certo. Quindi c'è una battaglia tra 142 capi di Kabilo, che si chiamano le tribù libiche, che pensa che è lui a dover succedere a Gheddafi. E vista la situazione di caos che c'è, visti i viaggi precedenti che hai fatto, secondo te un ebreo libico che oggi vive a Roma, per esempio, che avesse il desiderio di tornare a vedere la sua città natale, in prospettiva, quando potrebbe pensare di farlo questo viaggio? Innanzitutto ci dovrebbe essere una condizione, che abbia dei forti amici in loco. Quando dico forti non parlo di... Quindi bisogna avere amici forti in loco per andare lì e essere un po' protetti. Bravissimo, esatto. E quindi comunque non subito. Non subito, assolutamente. Adesso la situazione... Adesso assolutamente. Diciamo nei prossimi 5 anni sicuramente sarà possibile. Quindi bisogna aspettare almeno 5 anni. 5 anni, fino a 5 anni. Certo. Poi magari fra 3 mesi viene fuori la persona forte che... Quanto il petrolio influenza questi scontri? Tutto. Tutto? Tutto, perché le 140 tribù non fanno altro di notte che caricare pescherecci e vendono nel mercato nero. E fanno un sacco di soldi. Sì. Non pagano nessuna tassa. Non quindi caricano petrolio, vendono nel mercato nero. Mercato nero. E quindi se non ci fosse petrolio sarebbe stata pace già 2 anni fa. Quindi se non ci fosse stata, se ci fosse stata più povertà, esatto, eravamo in pace. Eravamo in pace, ma anche l'ISIS ragiona sul metro della vedi ricchezza. La Tunisia. C'è stata la rivoluzione e dopo un mese è finito tutto. Perché non c'era petrolio. Invece, anche l'ISIS ragiona sulla ricchezza del petrolio o ragiona sull'ideologia? No, l'ISIS ragiona sull'ideologia, per questo è molto molto pericoloso. Perché nel momento in cui il giovane, però il giovane dai 18 ai 35, è tagliato fuori da questi giochi di potere economico, perché non riesce a vendere il petrolio, perché non ha accesso, perché non è maturo, non ha speranze. L'unica speranza viene data all'ISIS dicendo ecco un Kalashnikov e lui si sente un Che Guevara, allora andiamo a combattere. E questo è un grosso problema, anche perché l'ISIS lo fa purtroppo, come sappiamo, in nome di Dio, cioè in nome di un Dio loro che secondo loro dovrebbero ammazzare tutti quelli che non sono musulmani. La presenza dell'ISIS in Libia da un anno ad oggi è maggiore o minore? No, è minore. È minore. È minore. Prima era totalmente, dominava Derna, totalmente, sì. Metà Bengasi e tutta la zona sirtica. Ora invece è un quarto di Bengasi, appena un quarto di Derna, e sono, ogni giorno hanno grosse perdite, e diciamo Sirte, non più la zona sirtica, ma solo Sirte città. Certo. Anche questo insomma si sta combattendo. I combattimenti avvengono tra i regolari libici? Non ci sono i regolari libici, ci sono... Chi è che combatte contro l'ISIS oggi? A Bengasi, l'esercito di Haftar, il generale Haftar, che sta facendo il colonnello durante il tempo di Gheddafi. Che viene armato dai paesi occidentali? Viene armato dall'Egitto. Dall'Egitto? E dal qualche paese degli Emirati.
mentre a Tripoli quelli che combattono sono quelli del Zaentem, che sono stati gli eroi della rivoluzione, e che sono loro che tengono in arresto Sergio Stanno, figlio di Gheddafi, tutt'oggi, Sì. e i misuratini ormai sono la popolazione forte della Libia. Invece il figlio di Gheddafi che è prigioniero di questi rivoluzionari, che sta in carcere in Libia, mi Sì, sembra, no? A Tripoli. è di Damasco, ha avuto Ecco. contatto. Ha avuto un processo o ancora No, nessun processo? non ho avuto processo, ma è stato abbastanza intelligente, questo è uno scoop che ti do, fa Sì. piacere. Come sai, appena l'hanno preso, gli hanno monitorato le tre dita, perché lui in televisione, quando c'era la rivoluzione, ha detto: se non la piantate, non avrete più soldi, non avrete più le tre dita, le hanno tagliate, cioè fatto così, 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 beh, gli hanno monitorato le tre dita. Ma da allora, essendo custode di almeno codici bancari per 200, a seconda degli analisti, 200 miliardi di dollari, allora Certo. lui ha parlato con questi presentati, dice: guardate, io vi do un codice ogni tanto all'anno, Sì. che vale 50 milioni, che vale 100 milioni di dollari, Delle banche. e voi, allora da quel momento lì lui vive in una villa, Sì. come se fosse, diciamo, agli arresti domiciliari. Nel frattempo si è sposato, nel frattempo è nata una figlia che ha 3 anni adesso, e Certo. vive in una specie di gabbia dorata, non le manca Ma sta niente, sempre in Libia. sempre in Libia, Quindi lui sempre ha 10 codici di banche da svelare, contento. Diciamo 10 o ogni 100, non tanto so. gliene dà uno, dice: se voi vi comportate bene, vi do l'altro, Sì, se mi lasciate vivere in pace. campo continuato. È sempre interessi di soldi. Sempre per senso. E forse anche un po' l'odio verso Gheddafi si è un po' placato Ma oggi. adesso lo dico, moltissimi libici che hanno combattuto Gheddafi continuano a dirmi peccato l'hanno fatto, perché era meglio con lui. Ora, tu hai un amico arabo che è un tuo punto di riferimento preciso, Diversi. uno specifico che per te è un Dico diversi, fare torto a dire uno solo, uomo. sono Certo. diversi, sia a Tripoli che a Benghazi, che Esatto. a proposito d'Erna, quando c'era, prima che ci fosse il Ma il virus. tuo desiderio di rifare un viaggio in Libia è ancora rimasto o l'hai già Sicuramente. sfogato con i No, ho tuoi viaggi? sfogato perché ormai ho visto un po' Certo. d'infanzia, le scuole, sinagoghe, eccetera, ma io l'ho sempre detto e non me ne vergogno, come l'ebreo romano legato al ghetto, come l'ebreo inglese legato al quartiere ebraico di Londra, Certo. io mi sento libico. E ho voglia di tornare in Libia, almeno farci le vacanze onestate. Certo, Da non viverci più, però quindi da... praticamente dice: io sono nato, è come l'italiano che vive a Roma, però è nato in un paesino della Puglia, dice: io d'estate voglio andare in Sì, Puglia. esatto. Io vado, prendo il E in cappuccino ogni giorno a effetti... Londra da un italiano che si chiama Giovanni, e dalla campagna. Lui 40 anni parla l'inglese addirittura con cadenza londinese, però ogni anno va nel suo paesino vicino a Certo. Napoli perché è legato. Eh Io sì, mi in sento effetti legato alla Libia. se penso alla nostra adolescenza, tutto sommato che è stata una bella adolescenza, vissuta in un paese poliglotta, con tanta gente diversa, con il benessere, tutto sommato, Adesso bel un male sole, bel stupendo. mare, Tutt'oggi ti luoghi, posso confermare che il mare è stupendo. luoghi naturali, bellezze naturali, C'è la montagna, uniche, ci sono immacolate alcune. Tu, il mare è vero, cioè, sembra che sia scelto. Prendere un pesce dal mare, farselo al volo, eccetera, insomma, Esatto. sì, diciamo, c'è una vena nostalgica in questo, Assolutamente. no? Mi hanno portato a vedere la tonnara di Tripoli e fanno delle uova di tonno Le eccezionali. fanno ancora oggi. Quindi Assolutamente. l'operatività in Libia, il lavoro, l'industria continuano. Continua, io ogni volta che arrivo dalla Libia mi portano regolarmente una bottiglia di sale, di Anche se vino, di la acqua. gente vive sul bordo, dice: oddio, che succederà Escono la domani? mattina e mi dicono: noi salutiamo i parenti perché non sappiamo se ci chiamano. Mi hanno detto anche una cosa, che in Libia molte automobili girano senza targa. Assolutamente. Metà, non molte, metà delle automobili sono senza targa. E molte volte vedi dei ragazzini di 17-18 anni, siccome non c'è pubblica autorità, con queste macchine senza targa che fanno proprio Hollywood, casini, Certo. eccetera, proprio Anche pericolosissimi. nella città di Tripoli o solo... No, io ho visto Tripoli soprattutto e Benghazi. Quindi c'è un po' di anarchia, Sì. diciamo, c'è un po' di anarchia su cui, diciamo, le teste più calde giobbano, diciamo. Esatto, io sono stato invitato a una cena, alla fine della cena ho visto tutti quanti con i loro smartphone che lo filavano dentro le calze o le nascondevano nelle scarpe e hanno tirato fuori delle cose così. Perché questo? Cioè perché ci sono i postini in blocco e ti chiedono il telefonino, poi fanno finta, controlliamo con chi parlavi e poi te lo ridiamo, cioè, e si fanno fuori il Quindi smartphone. hanno due telefoni, Quello questo nascosto e nascosto. questo da far vedere alla polizia, Esatto, così non polizia glielo alle milizie. sequestrano.
alle milizie che... Ma le milizie da chi sono gestite in realtà? Queste milizie che ti Del fermano capi per tribù, strada? del capi tribù. Capi tribù, quindi se tu ti avvicini a una zona dominata da una tribù... Non solo, io per esempio sono stato dal, so, ti ricordi tutti, dal quartiere Antara, dove Sì? stavo in un albergo, e un altro quartiere vicino al mare dove abbiamo abitato una cena, una villa. Certo. Dovevamo passare tre quartieri. Prima di uscire, il responsabile di questo quartiere ha telefonato al responsabile di altri quartieri, guarda, passiamo a tale ora, sì, non c'è problema, poi lasci un regalo quello come si Quindi chiama? praticamente anche all'interno della città ci sono dei quartieri Come mafia. come una mafia. Come no? Anzi, è mafia. È mafia Sì, proprio. sì. Che Cioè ognuno poi... c'ha il suo territorio di competenza. Io Esatto. dove vendo il petrolio, tu vendi l'oro, tu vendi però c'è molto anche il fumo. Certo, c'è divisione anche della ricchezza in Sì, questa molto maniera. Ah, oro che gira. c'è molto oro Sì, perché è sì. merce di scambio facile. Sì. E la gente non tiene più i soldi in banca, ma in container. Cioè ognuno c'ha dentro il suo giardino di solito. Cioè, sono le case del tipo che hanno un giardino. C'hanno un giardino? C'hanno un container, l'ho visto con mio. Un container di metallo Container, proprio? metallo, container proprio, Sì. non E quelli giganti, cioè. ci mette dentro Tutta l'oro. la roba, tipo Vabbè, ma chi cassaforte. controlla questa cassaforte? Minimo, sono i container, sono 200 persone armate, 24 ore su 24 Quindi non in banca, ma nel ore. container del giardino con le guardie E mi hanno armate. detto che quando certe volte hanno usato, adesso l'espressione è cambiata, cioè, quanto costa questo appartamento, volevo comprarlo? Invece di dire, so, 100.000 dinari, eccetera, dice un quarto di container, mezzo container, perché sanno che più o Ma perché nel meno... quarto di container ci sono monete o soldi? Banconote. Banconote, banconote. Hai visto proprio bancarotte così, cioè. Addirittura Sì, libiche. libiche. Poi, No, anche altre valute, ma ma ci quella sono tutte. libica non si svaluta con quella situazione che c'è? Stranamente no, perché ha dietro queste grosse riserve di petrolio. Certo, c'è la riserva di petrolio che Sì, garantiscono la sì. moneta. Ha una sterlina inglese, vale 2 sterline Una sterlina inglese vale libiche. Il quanto? doppio, insomma. Certo. Va bene, Raffi, mi sembra che tu adesso tornerai a Londra Sì. e lì rincontrerai i tuoi amici libici e ci vediamo presto, inshallah. Sì, arrivo. E grazie. E raccontaci sempre altre storie sulla Libia. Sicuramente. Almeno se non ci andiamo fisicamente, ci andiamo col cervello. Assolutamente, sì. Tutta roba.